primo 2 litri, che però erano all'inizio, quindi non è che facemmo molto. Poi dopo, insomma, si incominciò ad andare avanti, ho fatto 2 podi, sono arrivato 2 volte secondo, quindi mi dispiace l'ultima volta, pare nel 71-72, perché eravamo in testa con Marco, col numero 5, il muso giallo che ci distingueva, e purtroppo per un errore del pit stop, chiamiamolo così, che è un eufemismo, perché per allora fare un pit stop ma era d'obbligo perché era talmente lunga la gara. La macchina, invece che essere perfettamente orizzontale quando faceva il rifornimento, era leggermente spostata, non mi ricordo se anteriormente o posteriormente, per cui dice è pieno, e invece non era pieno, perché il rifornimento non si faceva come adesso sotto pressione, si faceva con i bidoni a calata, quindi lui dice è pieno e mi mandarono via. E invece giù nella discesa prima di Buonfornello rimasi senza benzina, e l'Alfa Romeo aveva previsto dei punti di fermata, così, e feci un rabbocchino prima dell'arrivo, e mi si accese la spia, fece, è un peccato perché eravamo in testa, avevamo circa 2 minuti e mezzo, quindi arrivai secondo lì, se no sarebbe stata una vittoria veramente guadagnata e sudata. Ecco. Le immagini delle varie rievocazioni storiche della targa Florio fanno tornare indietro nel tempo e nei ricordi. Cerchiamo di capirne i segreti. Perché, ad esempio, la coppia Giunti-Galli sembrò a un certo punto essere imbattibile? Cosa creava questo feeling? Ma ti spiego perché. Ignazio era uno come me, cioè lui veniva da Roma, era un po' scanzonato, nel senso prendevamo la vita giorno a giorno come un divertimento. Eravamo della stessa taglia, e questo è molto importante, eravamo dello stesso peso, e questo è anche molto importante per l'assetto della vettura, eccetera. E più o meno avevamo lo stesso tipo di guida. E quindi magari lui poteva essere più veloce in un circuito, io più veloce in un altro, però non è che ci fossero... cioè eravamo praticamente due che guidavano nella stessa maniera, ed eravamo stessa taglia, anche fisicamente ci assomigliavamo, come viso, come tutto. E difatti tutti ci prendevano per fratelli, e invece non eravamo. E questo, però lui era un pilota velocissimo, molto veloce. Ma perché? Perché molto probabilmente col nostro entusiasmo che avevamo, perché noi avevamo un grandissimo entusiasmo, e quindi mi riferisco un po' anche al fatto che le Porsche erano superiori da un punto di vista tecnico in quel momento, perché avevano un'esperienza alle spalle più grande di noi, e molto probabilmente in questo circuito dove conta veramente un po', non dico l'indisciplinità del pilota, ma la sensazione che ha il pilota curva dopo curva, perché non ti puoi ricordare 70 chilometri, noi ce li ricordavamo, e la macchina doveva essere un qualcosa che doveva andare bene, giustamente, a livello del mare e a 500 metri, con la strada scivolosa e col ghiaino, e ogni curva ti potevi trovare 1000 persone che ti facevano cambiare un po' la tua traiettoria ideale, ma invece la traiettoria ideale era quella che ti dava il pubblico. Ci preparavamo qui 20 giorni, stavamo qui anche 25 giorni a imparare curva dopo curva, sasso dopo sasso, perché questa era una gara che scivolosa, magari fino a Bivo Polizzi, a Campo Felice aveva un'altra strada, poi passavi in mezzo ai paesi e lì era ancora un altro assetto. Quindi giustamente la macchina doveva essere, la macchina stessa ti doveva anticipare i tuoi momenti oppure perdonare i tuoi errori. E quindi chi era più bravo in questa intuizione tecnica
e di pilotaggio, molto probabilmente noi eravamo più bravi in questo senso. Non è che voglio dire che noi eravamo più bravi in assoluto, però molto probabilmente eravamo più bravi perché venivamo dalla scuola stradale tutti e due, tutto così. Ma l'episodio più bello, te l'ho detto prima, è generalmente quando si perde. Questo è l'episodio, è uno degli episodi più belli in assoluto, perché essere in testa con due o tre minuti di vantaggio sul secondo, ti si accende la spia della benzina e sei praticamente a 20 km dal traguardo, va in panna, sai benissimo che quando ti si accende la spia della benzina 20 km non li fai, perché le macchine con un litro, quando facevano 1,7 km o 1,8 km, sapevi benissimo che c'avevi sì e no 10 litri o 7 litri, quindi era questo il grande problema.